Nel Vallo di Diano si sta procedendo con la terza dose anti-Covid, lo si sta facendo sia a Teggiano, sia a Sassano, sia a Sala Consilina. La responsabile del distretto Dipartimento di Prevenzione, Rosa Dalvano, spiega come ci si può vaccinare e chi può farlo. Dottoressa Dalvano, nel Vallo di Diano si è cominciato da un po' di tempo la terza dose per chi ne ha diritto, ovvero le persone over 60 dopo i 6 mesi oppure le persone fragili. Qual è il bilancio finora e che cosa si può fare di più? Il bilancio, dobbiamo dire, è positivo, però non completamente soddisfacente, perché purtroppo abbiamo un handicap dovuto alla mancata possibilità di chiamare le persone, di convocare le persone alla sede vaccinale. Diciamo che stiamo cercando di bypassare questo problema con l'aiuto dei sindaci che o con manifesti o comunque con comunicazione mettono a conoscenza i loro concittadini per farli venire alla sede vaccinale e quindi fare la terza dose. E infatti a questo proposito è opportuno ribadire il concetto che l'accesso ai centri vaccinali è libero, senza prenotazioni, che tutti i mercoledì a Cagliazzano di Sassano e tutti i venerdì presso il Salto di Teggiano sono aperti i centri vaccinali per tutti, prime e seconde dosi e soprattutto per le terze dosi, per gli operatori sanitari, per gli ultra-ottantenni o comunque per gli over 60 e i soggetti che sono stati vaccinati 6 mesi fa come fragili. Per quanto riguarda la percentuale dei vaccini nella zona del distretto di sua competenza, qual è il risultato? Di primi vaccinati, di secondi vaccinati? Io penso che abbiamo abbondantemente superato il 70%. Si può fare ancora di più e invece dal punto di vista del contagio com'è la situazione? Allora, si può fare di più, però purtroppo la percentuale è una percentuale stimata sul numero di residenti presenti al comune, quindi diciamo che se andiamo invece a fare la proporzione con i numeri delle persone realmente presenti del territorio, sicuramente il 70% lievita di molto. Per quanto riguarda la presenza di persone contagiate, in questo momento abbiamo degli alunni contagiati, gli alunni delle scuole che sono comunque in sorveglianza e qualche adulto, però la cosa che ci rasserena è che al di là di un ricoverato però in corsia normale non abbiamo dei casi gravi. Il vaccino quanto serve visto come eravamo messi un anno fa? Serve moltissimo il vaccino, perché comunque anche con la presenza dei contagi abbiamo sicuramente il numero inferiore, ma la cosa fondamentale, i sindromi, che sono dei sindromi simili influenzali molto molto leggeri.